perché è un video sta cosa, la gente si promette che ero del culo, perciò chi è incattivita, capito, cioè, arriva che è proprio pelato, 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 avevo fregato il servizio d'ordine di regolarizzare un attimo la situazione e vi spiego il perché. Perché molta gente si è lamentata che non mi ha potuto sentire suonare. Per me è molto difficile, e vi prego di ascoltarmi, suonare in condizioni dove la gente mi butta la roba addosso, ha capito? Se voi continuate a buttare la roba addosso, io prendo e me ne vado. E non me ne fotte un cazzo! Siete ancora voi quelli dell'ultima volta! Ancora voi! Io come faccio a suonare in queste condizioni? Io ho bisogno di un servizio d'ordine sul palco! Ho bisogno, Fabrizio, assolutamente di un servizio d'ordine sul palco.
di gente che mi leva tutta questa roba dai pedali, non riesco a distinguere un pedale dall'altro, non riesco a suonare, ho le dita già completamente intrise di zucchero, di vaniglia, di crema alla cioccolata, di pandoro. So che Pasqua, auguri per Pasqua! Roba assolutamente dai pedali. Non vorrei mettere invece su di un dursursore i piedi su di un pollo. Intrisi d'acqua perché ho le mani completamente intasate dallo zucchero. L'acqua, l'acqua sopra. E l'acqua sopra i fazzoletti. Adesso vi spacco il culo! Thank you.
battito delle mani. Oh, no.
education. In the classroom. Teacher leave them, kids alone. Hey, teacher, leave the kids alone. Skifosi! Skifosi! All in all, it's just another brick in the wall. Another brick in the wall. All in all, it's just another brick in the wall. Ancora, ancora, vai, vai. Ma che cazzo mi avete dato stasera? Ma che cazzo era quella roba? Ma che cazzo era quella roba che mi avete dato stasera? Mi avete fatto girare la testa. Che cazzo era quella roba che mi avete dato stasera? I mortacci vostri! Hai capito? Dice una Coca-Cola! Ma butta la tazza a lui, mica a me, oh! Te l'ha buttato lui e lo butti addosso a me! E che cazzo! E questo non è giusto! Sembra una cosa che più mi vedete incazzato più vi divertite. Allora sto continuo froscio a me, che poi non è vero per niente tra l'altro. Cioè, sono soldi anche se hanno lanciato. Bene, mettiti da parte, quelli ci servono. Quelli ci servono. Poi l'Alfeus mi paga molto bene stasera, per cui domani mi vado a trovare qualche troia. Nella casa chiusa. C'è un bel posto all'angolo di Viale Zara. Ci sono delle belle mignotte e sono pure italiane, non sono ungheresi, e stanno ferme e fanno quello che dico io. Fanno quello che dico io! Dio mio, non si può continuare così. Quella rompe a cazzo, quella è gelosa, quella dice perché hai guardato quell'altra contro la vetrina che ha rispecchiato quell'altra ancora. Grazie per la pioggia, questa era benefica, perché mi hai battezzato come il chitarrista dei Korn che si è andato a battezzare nelle acque del Giordano, come Cristo da Giovanni Battista. Ma chi è Cristo? Ma chi è Cristo? Ancora ne parliamo dopo tutti questi anni. Si è fatto fregare da un bacio di un frocio, perché Giuda era frocio. Giuda era frocio. Lo sanno tutti, l'hanno tenuto nascosto per anni, queste inculate all'insegna della religione, dei testamenti, hai capito? O non hai capito un cazzo manco te che mi stai a mettere le mani dappertutto? Sai che devi pulire? Devi pulire le corde,
non il cazzo, il cazzo me lo pulisci in altra orta, lo so, lo so, dovrei lavarmelo di più. Di più me lo lavo ogni tanto, però troppo poco. Fai schifo, siete così tanti stasera che mi fa un piacere immenso, devo dire, vedere queste belle facce, però purtroppo le parole sono così tante che sembra di stare nella torre di Babele, dove nessuno si capisce, dove tutti hanno una lingua diversa, dove il mondo sta cambiando, hai capito? Allora io dico, costruite un Cristo Pinocchio! Costruite un Cristo Pinocchio che vi porta sotto le strade inferiori, che vi porta da qualche altra parte che non sia questa vita di tutti i giorni convenzionali, e state zitti di mortacci vostri, stozzi, schifosi, luridi, ultimi, ultimi! Molto presto, il giorno che voi andrete a trovarmi sul colle. Dovete venirmi a trovare sul colle. Dove ci sta il simposio del metallo. Dove sotto ci sta l'edicola di Cristo, che si meritava di fare il giornalaio per vendere Bibbie usate, hai capito? E allora il paese di sotto, c'è un signore che dice, ma sarà vera sta storia? Non sarà vera, sarà qualcosa d'altro, ma io voglio ferire il tramonto di Cristo. Allora ogni mattina con un bel martello e dei chiodi si inchioda le proprie mani sul suo portone per ferire il tramonto di Cristo. Hai capito? Hai capito? Non è così, voi dite, e invece è così, perché non avete capito un cazzo. E i vostri genitori vi hanno insegnato solo metà di una strada molto impervia. Ma i miei occhi hanno visto là dove è difficile guardare. Gianluca, vienimi a togliere questo preservativo gigante che mi hanno buttato sui pedali. Gian Guido, vedo un preservativo gigante. A me non mi entra. Dove stanno gli amici? Dove sta Fabrizio? Fabrizio! Qua, sta roba qua. Ah, che bello ricevere tante belle cose, tante belle parole. Facciamo un pezzo melodico, ma che cazzo me ne frega! Sono un cuore anch'io, ma il cuore oppure sono le palle, lo stomaco e il cervello. O eppure quella roba che passa attraverso il corpo per raggiungere il centro del mio motore. Deve raggiungere il centro! L'ho scritta io, ve la dedico,
ve la dedico e vi regalo una perla di pioggia da un paese dove non piove mai. Gianluca, dammi il 4! Thank you.
tell me everything I want to say because I want to be in my mind. You just tell me what I feel and you get it in my soul because I just want to get you. I need someone just to tell you where I've been. Can you tell me something, baby? Is guaranteed. Oh yeah. Satisfaction is guaranteed. Pay me. Pay me. Catch me. Pay me. Pay me. Pay me. Catch me. Infatti mi sono accorto che ogni tanto mi tocca il culo. Tu devi stare zitto con questi capelli, capito? A stronzo! A stronzo! Mi mortacci tu! Me la levo domani! Te faccio un culo! Sono cazzi miei stasera! La prossima volta saranno cazzi vostri! Cazzi vostri! Oh! Vi lascio in compagnia per un attimo del mio bassista Samu Bass al basso. Grazie. Ma mentre suona lui non è che dovete tirare la roba addosso a me, io la faccio apposta, no? Così dico, la prende pure lui, no? Invece no, sono io! Dai ragazzi! Gian Guido, fazzoletti con acqua! We'll be right back.
affidabile, sono un filidato. E quel poveraccio che è andato a cagare dopo con che si è pulito. Dovete levare la roba dai pedali, Fabrizio, mi devi levare la roba dai pedali. Armando, avevo pregato un servizio di sicurezza, se no mi mettete nelle condizioni di non poter continuare lo spettacolo. Io non dico che il servizio di sicurezza debba intervenire in malo modo. Devo semplicemente dire che il servizio di sicurezza dovrebbe assicurarmi la vita e non la morte, come state facendo voi. Io sono sicuro che stasera morirò. Così non mi vedrete mai più. E allora perché siete venuti a vedermi? Per vedermi morire? Allora mi avete paragonato al Papa? O dovrei fare il sindaco di Roma io? Io dovrei fare il sindaco!
il sindaco, ve lo giuro, mi metto là, mi faccio stampare quattro cartocci con la mia foto e prometto un programma elettorale. Che sto a dire? Un programma elettorale! E lui è colpevole! È sempre lui! Dio mio, chi ho preso nel mio entourage? Bisogna salvarlo! Bruciamolo! I figli etichettati bandiere sono solo il liquame delle tue messe nere. Testamenti di vecchie nelle tue mani a croce, hai circonciso la carità nella tua indole feroce. Tanta roba, noi scherziamo, noi no, ma io ho dei poteri demoniaci, non ci credono,